Domenica 12 giugno si terranno nel nostro comune le votazioni per il referendum abrogativo in tema di giustizia. Ha intenzione di partecipare? Ancora non lo so, ancora non sono sicuro di andare. E è d'accordo con questa abrogazione delle leggi? Probabilmente alcune sì, ma io credo che la gente in generale non conosce il problema, perché è un problema troppo specifico sulla giustizia. Chi ne capisce? Lei parli con tutta la gente, che ne sanno del vero problema? Quindi è solo un problema politico. Io sarà per la prima volta, e l'ho già dichiarato in altra sede, che non andrò a votare, perché ritengo che la gente non sia preparata, matura per sottoporsi a un referendum su temi che sono squisitamente tecnici e dovrebbe essere la Camera, il Senato, le commissioni a occuparsene, non può essere dato in mano, fra virgolette, al popolo senza una preventiva informazione, per cui io andrò a votare. Io non ci vado, per la prima volta non vado a votare. Da profana non penso niente, perché non so a cosa servano. Secondo me doveva essere un referendum fatto fra quelli del mestiere, tra magistrati, giudici, questa gente qui. Loro lo sanno, se io voto sì o no, che cosa dico? Non lo so se faccio bene o faccio male. Dovrei conoscere la Costituzione, dovrei conoscere il regolamento. So che è tutto un fatto politico e quindi facciamo tutto un mistone. Quindi crede che i cittadini non siano abbastanza informati, no, o competenti? Le previsioni sono di un 30% se va bene, quindi è un referendum sprecato, perché costano soldi anche quelli, capito? A dire la verità sono scettico, perché non so se il referendum, diciamo, risolve i problemi della giustizia. Comunque sono per esempio orientato ad andare, soprattutto per votare no alla Severino. Per quale motivo? Perché se uno è stato condannato in via definitiva non è neanche coerente con la Costituzione che vada ad occupare posti nelle istituzioni. Per quanto riguarda le altre leggi? Le altre leggi non è che il referendum risolve, io credo che sia compito del Parlamento a risolvere i problemi della giustizia, che i problemi ci sono, non è che non ci sono, però il referendum tutt'a più potrebbe dare una spinta, come dire, al Parlamento a risolverlo, ma ormai questo Parlamento è a fine corso. Quindi crede che i cittadini non siano abbastanza informati o competenti per trattare la tematica? Sì, io sono d'accordo con lei. Effettivamente sono molto, molto specialistici e per cui si fa fatica a capire il senso del quesito referendario. E ha intenzione di votare? Sì, penso di sì, più che altro per dovere civico, nonostante lo trovi poco interessante come referendum. Perché lo trova poco interessante? Diciamo che i quesiti non avevano bisogno di essere messi a referendum. Ok. Sì. Crede che i cittadini non siano abbastanza competenti o informati per votare? Penso che ci sia, sì, abbastanza una buona dose di disinformazione, ma voluta. Nel senso che i cittadini, secondo me, non lo vedono come un referendum voluto dai cittadini e quindi poco interessante dal suo punto di vista. Come abbiamo potuto ascoltare, sono pochi i cittadini favorevoli a questo referendum di domenica 12 giugno. Molti si astengono, data la disinformazione e sicuramente l'incompetenza in questo ambito, e dicono no quindi al referendum. L'appuntamento, lo ricordiamo, è questa domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23 nel comune di Fano. Speriamo in un maggior coinvolgimento nei prossimi giorni.